Belen madrina a un battesimo, è polemica per l'abito scelto. La bella argentina Belen Rodriguez è stata scelta come madrina ma non viene apprezzato il suo outfit. La showgirl Belen continua a far parlare di sé, anche quando non ne ha intenzione. La Rodriguez ha ricoperto il ruolo di madrina di battesimo del figlio della sua amica ed assistente Antonia. L'argentina pubblica sul suo profilo Instagram alcuni scatti della cerimonia celebrata in chiesa. Tutti i presenti seguono la funzione con molta attenzione e serietà, ed il protagonista indiscusso è sicuramente il piccolo bambino. Belen posta anche una foto, nella quale appare emozionata e in cui sfoggia il suo outfit, indossando una giacca nera lunga, e un vestitino corto che mette in risalto le gambe, calze nere e décolleté alti. La showgirl aggiunge la didascalia, momenti emozionanti, grazie. Per me è davvero un onore. I fan commentano lo scatto pubblicato. La foto pubblicata come sempre ha diviso in due l'opinione dei suoi fan. Alcuni non condividono la scelta dell'abito, considerato troppo corto per una cerimonia importante e per entrare in chiesa. Inoltre molti si sono chiesti come sia stato possibile ricoprire tale ruolo in quanto l'argentina è divorziata, ma altri fan subito hanno difeso la Rodriguez. Molti infatti sostengono che tale ruolo può essere ricoperto da persone divorziate o che hanno deciso di convivere piuttosto che sposarsi. Gli stessi hanno elogiato la scelta dell'abito, in quanto è elegante e soprattutto non richiama l'attenzione in modo volgare e fuori luogo. Belen una madrina d'onore. La showgirl non si è espressa in merito e si è goduta la giornata, proseguita con un pranzo in cui c'erano pochi intimi. La Rodriguez era in compagnia del figlio Santiago, il quale ha sfoggiato un taglio nuovo e più corto del solito, e un vestito nero degno di un principino. Inoltre era presente anche il motociclista e suo compagno Andrea Iannone. A concludere la giornata di festa una torta di compleanno, proprio della sua amica Antonia Achille, la quale ha compiuto 35 anni e spento le candeline in tale occasione.